Buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Sono Alfio e insieme al mio collega Gabriele questa sera vi parleremo del nuovo modulo di data profiling che va ad arricchire il framework di data quality di Blindata. Prima di partire però, spieghiamo cos'è Blindata. Blindata è una piattaforma software che racchiude due anime. Da una parte quella della data governance, dall'altra quella della data compliance. Due anime che però sono state sviluppate in sinergia tra loro in maniera completamente integrata. Infatti, grazie a Blindata, è possibile rispondere alle domande quali dati gestisce la mia organizzazione, dove sono immagazzinati, quali trasformazioni subiscono, chi e perché li utilizza. Nella ruota al centro che vedete nella slide è possibile vedete gli strumenti e i moduli che Blindata mette a disposizione, strumenti più legati all'anima della governance come il business glossary, il data catalog e tutte le funzionalità di data quality per poi passare a strumenti legati più alla compliance, ad esempio per la gestione dei consensi e dei dati personali. Nello specifico oggi partiremo con un overview sugli strumenti di data quality e quelli là che fornisce Blindata. Andremo quindi ad approfondire il nuovo framework di data profiling e vedremo quali domande è capace a rispondere. Mostreremo quindi alcuni esempi di possibili anomalie rilevate attraverso il framework e che esso gestisce e termineremo quindi con una live demo. Come sappiamo, la data quality è diventata sempre più rilevante per le organizzazioni di ogni settore, in quanto i dati sono un asset strategico. Questo perché la data quality si concentra sulla misurazione, la valutazione e il miglioramento della qualità dei dati, intesa come l'idoneità dei dati rispetto al loro utilizzo all'interno di un'organizzazione. A nostro avviso, però, è per garantire una qualità dei dati nel tempo, occorre stabilire delle misure organizzative che in primo luogo mantengano il controllo su di essi. E qui entriamo in quegli aspetti che sono più strettamente legati alla data governance. Il catalogo di data asset, ad esempio, fornisce una panoramica completa di tutti i dati utilizzati all'interno dell'azienda. Il data lineage ci fornisce una tracciabilità completa dei dati durante il loro ciclo di vita e, inoltre, una chiara suddivisione delle responsabilità e dei ruoli può garantire che ogni membro dell'organizzazione sia sempre consapevole del proprio ruolo nella gestione dei dati e possa contribuire alla loro qualità, ma anche che siano facilmente identificabili e reperibili le persone di riferimento o i contact points. Nel nostro percorso verso una gestione dei dati efficace ci viene in aiuto il ciclo che vedete in questa slide. Il ciclo si divide in tre step. Prima di tutto bisogna avere una condivisione a livello organizzativo sui contratti e le aspettative che il processo di quality deve soddisfare. Andiamo quindi a definire quali sono i KQI, i Quality Indicator, e assegniamo ruoli e responsabilità sul dato alle persone. Passiamo quindi al monitoraggio effettivo dei dati. Il monitoraggio dei dati è un'attività continua che permette di gestire e tenere traccia di tutte le possibili problematiche che possono spuntare nel tempo sul nostro dato. Ad esempio, ci permette di abbiamo il modulo di issue management che ci permette di tenere traccia delle problematiche che emergono nel tempo e chiaramente tenerne traccia e quindi prontamente risolverle. I controlli di qualità, quindi quality check e KQI, particolarmente utili per controlli complessi ed è ideale, ad esempio, quando ci sono normative specifiche per il settore di cui facciamo riferimento da rispettare. E quindi il nuovo modulo di profiling e anomaly detection, quando non abbiamo, è impossibile o impraticabile stabilire delle specifiche di controllo di qualità rigide, ci viene in aiuto proprio il modulo che abbiamo sviluppato. È particolarmente adatto quindi a individuare anomalie o deviazione dei comportamenti dei dati nei dati previsti. Ed infine, il terzo step del nostro ciclo è quello di valutare e documentare periodicamente i controlli di qualità e utilizzarli poi come nuovi requisiti per il nostro data asset. Nel contesto della gestione dei dati, quindi, individuiamo due il rilevamento delle anomalie gioca un ruolo cruciale.
abbiamo due strumenti per poterle rivelare, i quality check e quindi il framework di anomaly detection. I quality check sono ideali per controlli di qualità complessi, adatti a rispettare le normative specifiche di un settore, ad esempio dei requisiti di certificazione, e sono degli strumenti utili per la riduzione del rischio. Mentre il rilevamento il framework di anomaly detection è adatto quando è impraticabile o impossibile stabilire delle specifiche di controllo ben delineate. La parte complessa in questo caso è la definizione di precise specifiche di controllo e quindi definire delle soglie per andare effettivamente a vedere se un dato sta rappresentando un'anomalia o meno. Un caso d'uso che dimostra l'efficacia dell'anomaly detection è quello del calcolo delle somme giornaliere dei ricavi. Calcolare le somme giornaliere dei ricavi è spesso cruciale nella nostra attività di business. In questo caso, parlando di ricavi, potrebbe essere complesso stabilire a priori delle soglie di fisse di accettabilità, anche perché potremmo essere soggetti a stagionalità. Pensiamo a un negozio che durante il weekend chiude, ovviamente non avrà alcun incasso. Supponendo che si verifichino deviazioni improvvise e drastiche a causa di errori nell'importazione dei dati a monte, gli algoritmi di rilevamento delle anomalie possono identificare prontamente picchi o cali insoliti nelle cifre dei ricavi giornalieri e quindi segnalare potenziali discrepanze nei dati. Blindata, per quanto riguarda il modulo di data profiling, segue il seguente approccio. Prima di tutto abbiamo il profiling, quindi la profilazione dei dati che raccoglie metriche e fornisce approfondimenti sulle loro caratteristiche, tra cui valori, range e distribuzioni. Questo processo ci aiuta a capire meglio e identificare potenziali problematiche o aree di interesse. Passiamo poi all'auto machine learning, in grado di addestrare automaticamente i modelli di machine learning più adatti per prevedere i valori attesi e i valori e i range attesi nelle metriche dei dati. Particolarmente utile quando si desidera automatizzare la valutazione del controllo dei dati in modo intelligente. Quindi passiamo all'anomaly detection, quindi andiamo a rilevare. Il rilevamento delle anomalie consente di individuare deviazioni inaspettate dai modelli dei dati previsti. Questo strumento è ideale per automatizzare i controlli di qualità più comuni e per identificare situazioni problematiche. Ed infine abbiamo la segnalazione degli incident, dove vengono appunto segnalate possibili anomalie, errori inattesi e quindi di monitorare il progresso della qualità dei dati durante il tempo. Nella pratica, in blindata, andiamo a individuare tre step. Prima di tutto, il data asset, quindi iniziamo selezionando i dati che desideriamo monitorare. Questo passo coinvolge l'identificazione dei dati rilevanti all'interno del nostro catalogo dei dati. Ovviamente non tutti i dati richiedono lo stesso livello di monitoraggio, quindi è importante concentrarsi sui dati più critici o sensibili. Poi andiamo a definire un monitor, quindi configuriamo un monitor per ogni tabella all'interno del nostro data asset. La tabella può essere profilata sia in maniera incrementale o in full scan. Ad esempio, se voglio controllare solamente i dati dell'ultimo giorno, non andrò in full scan, andrò ad analizzarla in maniera incrementale. E quindi andiamo a definire le metriche della profilazione fungono da indicatori chiave che possono essere utilizzate come proxy, ad esempio, per rilevare anomalie nei dati. Queste metriche sono strumenti preziosi per l'identificazione delle deviazioni dal nostro modello. Come funziona il data profiling in blindata? Abbiamo scelto una profilazione basata su SQL. Questo perché ci permette intanto un elevato grado di personalizzazione. Un aspetto distintivo della nostra soluzione è la capacità di personalizzare e estendere le metriche di profilazione in base alle esigenze e alle preferenze specifiche. Questo significa che è possibile adattare la profilazione a requisiti particolari su qualsivoglia caso d'uso. Inoltre, tramite SQL è possibile estrarre aggregati di dati completamente anonimi e non usando tool esterni non abbiamo alcuna movimentazione di dati, quindi manteniamo sempre i nostri dati all'interno dei nostri sistemi. Quest'ultimo fattore, unito al fatto che già utilizziamo dei sistemi preesistenti, rende il tool di data profiling estremamente snello e non necessita di requisiti hardware esigenti, permettendo di mantenere un'elevata efficienza. Quali le dimensioni della qualità
che questo framework gestisce sono la tempestività, quindi che i dati si comportino in maniera coerente nel tempo, inoltre è possibile riconoscerne pattern e stagionalità, completezza, quindi la misuriamo la completezza del dato, ad esempio con metriche di profiling riguardanti le percentuali e il conteggio di valori nulli, così come il conteggio di stringhe vuote. Possiamo controllare e identificare duplicati causati possibilmente da problemi tecnici che rappresentano chiaramente delle vulnerabilità all'interno del nostro processo di data quality. Quindi possiamo andare a fare delle analisi su delle chiavi primarie nelle nostre tabelle e controllare che effettivamente siano sempre uniche. In più andiamo a monitorare l'affidabilità della pipeline, quindi abbiamo un controllo sui processi di alimentazione in termini sia di volumi che di freschezza del dato. Le metriche principali per questo scopo possono essere due: il conteggio dei volumi, quindi consente di tenere sotto controllo la crescita del dataset e segnala anomalie per mancati o mancati caricamenti, così come trend di crescita o decrescita anomali all'interno del nostro dataset. E possiamo fare dei controlli su media, range e distribuzione di date che consentono di monitorare la freschezza del dato. Ed infine, l'ultima è la validità, quindi monitora la validità del dato attraverso controlli sui formati, controlli temporali o controlli specifici. Controlli sui formati, misuriamo le statistiche, ad esempio, della lunghezza delle stringhe e sugli intervalli di valori numerici. O controlli temporali, quindi attraverso la misura di quelle che sono le statistiche degli attributi di tipo data, è possibile monitorare non solo i range ammissibili, ma anche l'ordinamento temporale. E controlli specifici, qualora esistano i controlli cui i valori attesi non possono essere stabiliti a priori. Adesso andiamo a vedere, ad esempio, alcuni esempi di questi tipi di metriche. Quelle che vedete, ad esempio, nella slide, è una metrica di tipo row count, quindi una metrica operante sul conteggio delle righe ci permette di andare, ad esempio, a scovare errori di alimentazione o errori di join. Nell'esempio abbiamo sia una tabella profilata in full scan che in maniera incrementale. Vediamo che in full scan mi aspetto che il mio dataset cresca costantemente nel tempo. Come vediamo, abbiamo un'anomalia in quanto il dataset per un certo periodo di tempo non è assolutamente cresciuto. Quindi c'è stato un errore di alimentazione, i dati non sono arrivati. Stessa cosa per quanto riguarda dal valore incrementale, mi aspetto che comunque mi arrivino dei dati durante il tempo. A un certo punto vediamo che l'alimentazione non c'è più, il valore arriva a zero, quindi significa che non sono arrivati dei dati. Questo però potrebbe anche significare, ad esempio, che come l'esempio di prima dei ricavi, quello è il weekend e quindi non ci sono stati dei ricavi, appunto. Possiamo fare dei controlli sul minimo o il massimo delle date. Ad esempio, una metrica che rappresenta un massimo di una data, mi aspetto che questa data cresca coerentemente nel tempo. Se io vado a firmare dei contratti, dei documenti ogni giorno, ovviamente la data deve crescere perché il tempo ovviamente va avanti. Se io vado a vedere che ho un errore come quello mostrato nella slide, significa che c'è stato un errore nell'applicazione, è stata messa una data non coerente e quindi chiaramente abbiamo un errore. Un conteggio sulla percentuale dei valori distinti sulle primary key, ad esempio, ci indica se ci sono duplicati o meno. Se io faccio un conteggio su degli identificativi delle mie tabelle, mi aspetto che la percentuale di valori distinti sia sempre e soltanto quella del 100%. Se questa percentuale si abbassa, significa che ci sono dei valori duplicati e quindi devo andare a intervenire. La lunghezza massima possiamo definire anche delle metriche sulla lunghezza delle stringhe, ad esempio il codice fiscale, mi aspetto che la lunghezza sia sempre una e una sola, perché sono degli standard ben definiti. Quindi se ho una lunghezza di una stringa
ad un certo punto maggiore o minore, significa che abbiamo o una formattazione sbagliata della stringa, un'incorretta alimentazione o un errore nel codice, ad esempio. Infine, un valore di conteggio delle colonne significa che c'è stato un cambiamento a livello di database, a livello di schema, inaspettato. Se da a un momento la mia tabella ha 12 colonne, mi aspetto che mantenga quel numero di colonne. Se viene eliminata una colonna o viene aggiunta un'altra colonna, mi aspetto che questa sia un'anomalia. Detto questo, lascio la parola al mio collega Gabriele e ci risentiamo dopo. Buonasera a tutti, benvenuti in questa demo. Come già introdotto dal mio collega Alfio, oggi parleremo delle nuove feature di data profiling e di anomaly detection. Prima di iniziare però vorrei fare una breve introduzione su quello che è l'ambiente di demo, che rappresenta un'organizzazione che si occupa di noleggio di film in formato DVD. Da questa schermata possiamo vedere i vari sistemi che compongono l'organizzazione, però per quanto riguarda la demo di oggi ci concentreremo principalmente sul database operazionale Postgre. Entrando nel dettaglio di questo database possiamo vedere le varie tabelle che lo compongono e troviamo un po' tutte le tabelle del caso, come ad esempio la tabella relativa ai clienti, la tabella relativa ai negozi, allo staff, la tabella relativa ai noleggi, ai pagamenti e via dicendo. Entriamo nel dettaglio, ad esempio, nella tabella rental e vediamo quelle che sono le relazioni con le altre tabelle del database. Per questa demo sono stati definiti due monitor di profiling, uno sulla tabella payment e uno sulla tabella rental. Il monitor definito sulla tabella payment è un monitor di tipo full scan, quindi va ad analizzare tutti i dati presenti nella tabella payment, mentre l'altro è stato definito sulla tabella rental, è un monitor di tipo incrementale, quindi va ad analizzare, fare profiling sui dati, solo sui dati inseriti nell'ultimo giorno. Come vedremo, questo comporta delle differenze sulle varie metriche che vengono generate, sul comportamento delle varie metriche che vengono generate. Scendendo più nel dettaglio, vediamo che entrambe le tabelle hanno una chiave primaria che è un intero auto-incrementale, e quindi ad ogni inserimento noi ci aspettiamo che questo numero aumenti. Inoltre queste tabelle contengono delle date, ad esempio payment contiene payment date, che va ad indicare ad esempio la data del pagamento, mentre rental contiene ad esempio rental date, che è la data del noleggio, return date, che è la data attesa del noleggio, del ritorno del noleggio, della restituzione del DVD, e la start date, che è un campo tecnico che indica l'aggiornamento del noleggio. E inoltre poi entrambe le tabelle hanno delle chiavi esterne verso altre tabelle. Torniamo ora alla pagina di dettaglio della tabella rental e ci spostiamo nella sezione dedicata al profiling e all'anomaly detection. Già da questa schermata possiamo avere uno snapshot sull'ultima esecuzione del monitor definito per questa tabella. Qui in alto vediamo le metriche di tabella, ovvero il conteggio delle colonne e il conteggio delle righe inserite nell'ultimo giorno, mentre in basso vediamo tutte quelle che sono le metriche definite di default su blindata, calate per ogni colonna. Ovviamente è possibile andare a definire delle metriche custom in base alle varie esigenze. Già da questa schermata quindi possiamo anche avere un colpo d'occhio su quello che sono i dati. Ad esempio possiamo andare a vedere che il conteggio dei nulli è pari a zero, quindi abbiamo nell'ultimo giorno abbiamo in ingresso dei dati puliti e completi. Inoltre possiamo vedere che ad esempio la percentuale di distinct sulla chiave primaria è pari al 100%, quindi non abbiamo dei duplicati. Poi possiamo avere anche un insight sulla shape dei dati andando ad esempio ad analizzare minimo, massimo, media e direzioni standard.
e possiamo anche avere degli insight ad esempio a livello business. Banalmente questa metrica qua, la percentuale di distinct sui clienti, ci indica che, siccome non raggiunge il 100% per questo giorno, ci indica che ad esempio c'è stato almeno un cliente che ha effettuato più di un noleggio. Nella sezione historical invece vediamo quello che è l'andamento nel tempo delle varie metriche. Vediamo ad esempio che il numero delle colonne per questa tabella rimane invariato, mentre il numero delle righe, cioè le righe inserite giorno per giorno, varia. Vediamo un picco che corrisponde con il fine settimana, proprio perché ci sono stati più noleggi proprio nel fine settimana. E qui sotto invece è possibile andare a visualizzare e selezionare tutte quelle che sono le metriche di colonna. Ad esempio possiamo andare a selezionare la metrica chiamata Max Rental Date, che è la data dell'ultimo inserimento di un noleggio. E vediamo che questa metrica è una funzione che è strettamente crescente proprio perché di giorno in giorno, come è giusto che sia, la data aumenta. Possiamo poi spostarci nella pagina di dettagli della metrica e vediamo sempre il grafico con l'andamento della metrica e sopra vediamo lo stato del modello di machine learning con cui che è stato addestrato con i dati della metrica. Vediamo che è nello stato di trained, quindi è pronto e ha generato una predizione. Da questo grafico possiamo vedere che la predizione è stata già utilizzata da Blindata per andare a comparare i dati previsti con i dati effettivi. E in questo caso la previsione coincide con la realtà e quindi non sono state generate delle anomalie. Nella sezione dedicata al forecast, invece, possiamo vedere quello che è la predizione per il futuro di questa metrica. E vediamo che Blindata ha captato quello che è l'andamento di questa metrica, ovvero una funzione strettamente crescente, e quindi lo ha riproposto nel futuro. Tornando indietro alla nostra tabella, vediamo che sono presenti delle anomalie. In particolar modo sono presenti due incident corrispondenti a due esecuzioni del profiling distinte. L'ultima esecuzione del profiling vediamo che ha generato un incident che contiene una singola anomalia. Questa anomalia ha una severità molto grave e è sulla metrica min return date, ovvero il minimo della colonna return date che indica la data di ritorno del noleggio. Andando nel dettaglio di questa anomalia, vediamo che appunto, ricordiamoci che più o meno come andamento aveva l'andamento della metrica che abbiamo visto prima, quindi era una funzione estremamente crescente, vediamo che di colpo il timestamp va a zero. Ad esempio, un caso molto ricorrente quando a livello applicativo si sbaglia a formattare un campo e viene il classico 1970, ovvero timestamp 0. E quindi in questo caso abbiamo un'anomalia che è stata segnalata correttamente da Blindata. Tornando, l'utente, quindi in questo caso cosa può fare? Può andare a segnalare che questa è effettivamente un'anomalia e quindi in questo caso Blindata nel prossimo addestramento del modello di machine learning escluderà questo dato appunto dal training set, mentre se l'utente contrassegna questa anomalia come falso positivo, Blindata l'andrà ad includere nel training set e quindi modificherà il modello aggiustandolo con quelli che sono effettivamente i dati reali. Di default Blindata adotta quest'ultimo comportamento, quindi aggiusta il modello proprio in base ai dati che arrivano di volta in volta e quindi questo richiede il minimo intervento da parte dell'utente. Tornando sul nostro sistema, passiamo ora alla tabella payment, che ricordiamo ha un monitor di tipo full scan. Già da questa schermata possiamo vedere, ad esempio, che
il conteggio delle righe è maggiore rispetto a quello della tabella precedente, proprio perché appunto vengono conteggiate tutte le righe presenti all'interno del database. Passando nella sezione historical, però vediamo che la metrica del conteggio delle righe rimane costante nel tempo. Questo come è possibile spiegarlo? È possibile spiegarlo perché, ad esempio, l'applicazione in questo caso va a fare il pruning di tutti quelli che sono i pagamenti vecchi per mantenere la grandezza del database contenuta. Questo comportamento è stato rilevato automaticamente da Big Data senza che è stata impostata alcuna regola. Quindi, qualora questo comportamento dovesse variare, ad esempio dovesse subire un rapido incremento, questo significherebbe magari un problema nella fase di pruning dei dati. E quindi Blindata lo segnalerebbe senza, ripeto, quindi senza che nessuno ha immesso una regola di alcun tipo. In questo caso, per andare a visualizzare e controllare quella che è invece la freshness dei dati, è possibile andare a visualizzare e tenere sotto controllo la metrica sul massimo del payment ID. Vi ricordo infatti che payment ID, ovvero la chiave primaria di payment, è un intero autoincrementale, quindi se i dati vengono immessi nel sistema, ci aspettiamo che gli ID crescano anche loro, e quindi ci aspettiamo che questa funzione, questa metrica, sia una funzione strettamente crescente. Detto questo, concludo la demo e passo la parola al mio collega Alfio per i saluti. Sono mutato, Alfio. Ok. Grazie, Gabri. Vi invito, vi presenti caldamente nel prossimo webinar. Scenderemo più nel dettaglio nella parte di anomaly detection, in particolare vedremo come i meccanismi di automatic machine learning che Blindata utilizza per addestrare i modelli per effettuare prima le previsioni su serie temporali ed infine l'anomaly detection. Quindi scenderemo nel dettaglio appunto dei meccanismi di automatic machine learning. Vedremo come configurare quindi l'anomaly detection su casi specifici e come l'utente interagisce con il meccanismo di incident management. Se volete rimanere connessi con il mondo Blindata, vi invito quindi a visitare il nostro sito, dove avrete un'overview completa sulla nostra piattaforma, blindata.io. Potete inoltre seguirci sulla nostra pagina LinkedIn e iscrivervi alla nostra newsletter attraverso il QR code che vedete nella slide. Inoltre, se avete domande specifiche, potete sempre scriverci alla nostra mail info@blindata.io. Con questo concludo il webinar di oggi. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio il mio collega Gabriele e vi auguro una buona serata.